monsieur. Oh, it's sad, monsieur. It's sad, monsieur. Oh, lei sa, ma che ha fatto ieri se te compagni che non mi ha chiamato? Che ha fatto? Ma niente, ieri sei smasciuto. No, ma a un certo punto sei pure chiamando. Poi ci pensate che la mamma fa. Quando ormai la macchina l'ha apparato. Senti, lei sa, ti ha chiamato perché sono meglio amico mio, meglio compagno mio, lei sa. Senti, lei sa, vorresti fare un regalo a mamma. E allora andai a presentare a casa. Ce lo fai pure a patata. Ma io ce lo faccio per compleanno. Senti, lei sa, cioè io vorresti in profumeria, no? E ci vuole via che il trucco si mette in coppa a luce. Come si chiama il trucco che si mette in coppa a luce? Come si chiama? Rimmel. Come si chiama il trucco che si mette in coppa a luce? Come si chiama? Rimmel. E tacerita. No. Il trucco in coppa a luce, come si chiama? Come si chiama? Si chiama Rimmel. No, Rimmel non può a me, come si chiama? Si chiama Rimmel, Rimmel, Rimmel che ci fa con te. Possibile che si chiusceme pilla te. In che senso? Nel senso che uno chiusceme te, si trova. Beh, le sa, tu pazzi, tu scherzi sempre con me, le sa. Oh, però quando organizzo mi chiama mai. Oh, ma sei pazziano? Ah, scusa, ci cioè, organizziamo sempre. A proposito, sai? Che succede? Ieri sera c'è sceso cane a fo pipì. Ah. Ho conosciuto due femme in uno. Oh, vero? Senti, rimane a sera, ti ne che fa? No! E allora quando vuoi uscire tu? No, fa una cosa, ma non venga, venga quando vuoi organizzare a te compagni. Ah, con tutti i compagni nostri. Te compagni. Ah, quando ci siamo organizzati, con tutti gli amici. Che cioè, oh, ma tu sai, ma ci stiamo organizzando per Spagna. Ma tu? Pa' Spagna! A Spagna! Ah! Mamma mia, che combinazione! Pure io già a Spagna! No, 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 tu non veni... No! Siamo fatti mettere a paura, che è successo? No, tu non veni a Spagna! E perché? Perché la vattene scema! Ma pure di giuna! Infatti, è tornata a patata struppiata! No, le so! Non mi si può fare a fare le so! E mentre continua il blackout della metropolitana, vi parlavo del periodo di Natale, che era un bel periodo perché nel periodo di Natale si può anche uscire, si va, ecco, scatarrate prima perché ho tenuto poche bronchite. Scatarrate, perché questi primi si è proprio bloccata, ci sta tenendo proprio un mosceri, cacerasa appesa, proprio. Tu scatarra, vai, perché giusto dice, papà te voglio scatarra. Perfetto, tu non basta che dice prima. A me fa impazzire questa signora in prima fila con cappotto che è bellissima. Dice, non mi levo, non esiste. O tengo o voglio favore. E o cappotto tiene una personalità, guardate. Dice, no, voglio venire pure, guardate. Fatta sapere proprio nata seggio, che stia a me, sta quello a chi l'altro. Pare non vogliono con me una macchina, hanno messo la cappotta a coppia. Perché il periodo bello, il periodo bello di Natale, amici, vi dicevo poc'anzi, era proprio questo, che uno a Natale esce, va al cinema, questo cinema che è cambiato, non è più il cinema di una volta, ma hanno fatto questi cinema con 100 sale, 200 sale, 300 sale, hanno fatto un multisala a battipaglio, l'ultima sala è sala consigli. È vero o no? Pure un capote, ha detto vero, vero. Perché? Perché? Perché così, amici? Parliamoci chiaramente, tu vai al cinema, se voi ci fate caso, al cinema generalmente si avvicina sempre la maschera, si avvicina la maschera, ci vuole qualcosa, vuole mangiare, gentilmente mi dava una bomboniera, perché la ragazza, un gelato sono mai solamente un cinema, a bomboniera, cioè gente mi dava una bomboniera, certo che ve la do, scusi ma quant'è una bomboniera? 20 euro. 20 euro una bomboniera, e che da c'ha fuoco un bar. C'è sta gente che per esempio va al cinema, ormai ci sono talmente di quelle sale, ci sono talmente di quelle sale che uno si insalannisce. Allora si vede il primo tempo di un film e il secondo tempo di un altro film. San amico Rumi, che si è visto il primo tempo di un film western e il secondo tempo di un film porno.
come ci tanto ci metti, certo, primo tempo cavallo lo sceriffo si è visto in fame, però secondo tempo cavallo se ne è visto bene. Su queste battute perché la signora in seconda fila sarà, questo mi fa piacere ogni battuta, ovvero. Che poi parliamoci chiaramente, amici, andare al cinema non è una cosa facile, anche il problema del parcheggio lo vogliamo mettere, mettiamo il problema del parcheggio. Se se il problema del parcheggio è grossissimo, perché un parcheggiatore a Napoli è troppo bello, te viene vicino e fa 3 euro, dice va potete un garoppo, no? E me ne sto chiedendo. Oppure c'è sta, oppure c'è sta chi è ancora più bello, fa 5 euro, ma è un grinda la macchina, allora 10 euro perché ha, cioè, guarda pure a te. Ma come? Ma perché? Che poi fin quando tu c'hai una bella macchina, dici vabbè, voglio spendere anche qualcosina in più, però c'è una bella popò. Ma quando le macchine sono quelle là di oggigiorno, ma dove ci presentiamo? Fiat stilo pensare avanti, tanto a tomettere la rete ci pensano loro. Una macchina che tiene un'aria condizionata talmente fredda che si fai uno stornuto e esce una calippa per dire un'altra. Una macchina che tiene una spiluglia, spiro un gas, spiglia una bagnanza, se piglia una capata per tu rispiappata. La multipla che macchina è? È una macchina talmente alta, ma talmente alta una volta si ferma in due semafori, a un certo punto si dice non è un clac, se ne è un citofono, mi metti a facciarsi una marocchina sotto, potete aprire un po' il portone, tipo pulire i petti. È una macchina alla multipla che c'è una ventilazione talmente forte che una volta appicciai a guaglione e mi facetto una sala francese. A noi si va fugando con una sizzo, quando arriva la macchina faceva si cazzo che venga andata a voto, si cazzo che venga andata a voto, si cazzo che venga andata a voto. E viene con l'ultima folata di vento, volta santa, un coppo para a brezza, facetta capo, non ce l'ho branduare. E la Smart che macchina è? Vintammo lì una e mezza macchina, sullo quartinazzo. Che si fa trassina a guaglione a calore imbattabile, a guaglione fa caperro. La macchina va via, sta piccio del cristallo, del cristallo rimane fissa, la macchina ci panda destra a sinistra. Se ci levo te tu ci fai la macchina tozzi tozzi, quando vai al distributore, tu guardi, giù fra campo fa, ma mettere la benzina, ma cagna gettone. La macchina è talmente piccirella che se trasa una mosca ti piglia a cazzotta perché ha avuto la macchina. La Smart è talmente piccirella che una volta indossare mi ha detto che 7.000 cialentane che andava sulla cialentane, 1.000 cialentane. È la macchina difficile. Grazie a voi.